Hanno parcheggiato le loro auto nere tra i turisti che in una domenica primaverile hanno affollato sin dalle prime ore il castello svevo di Bari, complice la bella giornata e il biglietto gratuito. È durato poco più di mezz'ora il sopralluogo della delegazione dell'ambasciata americana al Maniero Federiciano della città vecchia del capoluogo in vista del G7 dal 13 al 15 giugno a Borgo Ignazia nelle campagne di Fasano. Con queste operazioni le due province, quella di Bari e quella di Brindisi, si preparano ad accogliere i grandi della terra che nella tre giorni del summit faranno tappa anche in città per un incontro proprio al Castello Svevo, forse in tema di sanità. All'appuntamento che porterà i capi di Stato e di Governo dei 7 paesi economicamente più avanzati in Puglia mancano poco più di 3 mesi e nelle scorse ore è stata proprio la Premier Giorgia Meloni a invitare ufficialmente il presidente americano Biden. E così vigili schierati sin dalle prime ore della mattina e divieti di sosta in piazza Federico II di Svevia per attendere la delegazione proveniente sia dall'ambasciata americana a Roma sia dalla capitale statunitense Washington. In tutto circa una quarantina i partecipanti, ma non solo Castello Svevo, nel capoluogo ci sarà anche il Media Center, cioè la grande sala stampa che porterà in Puglia e a Bari quasi 3.000 giornalisti che seguiranno i lavori dalle sale della Fiera del Levante. Beh, c'è proprio tutta la cooperazione del governo italiano e siamo così di lavorare con loro per organizzare questo evento importante in giugno. Non c'è certezza, così ovviamente tante opzioni e poi questo per noi è un'opportunità di vedere esattamente gli spazi differenti, ovviamente con cose di pensare in queste cose della storia, di queste cose culturali e dove abbiamo l'opportunità di condividere con la pubblica americana l'importanza di Puglia.